I bresciani arrivano per lo più alla spicciolata sotto gli occhi attenti delle forze dell'ordine. Qualche clacson, qualche coro, bandiere e sciarpe. Nel complesso tutto nella massima tranquillità, con la rete di forze dell'ordine ad accompagnare il percorso obbligato verso l'ingresso della Nord. Poco prima delle 15 la curva delle rondinelle si era già tinta di bianco e azzurro. Dall'altra parte i primi tifosi grigio-rossi bersagliati da qualche coro. Non è mancato un pizzico di fantasia e di brescianità nell'attesa che i giocatori facessero il loro ingresso per il riscaldamento. L'atmosfera delle grandi occasioni, 9.000 biglietti venduti, le due curve esaurite per sostenere due squadre che quest'anno sono in grande evidenza nel campionato cadetto. Nel pubblico anche ex dal grande passato, richiamati dalla sfida di cartello, personaggi pubblici, giocatori di basket della Juve Ferraroni, pronti a godersi la sfida. Lo zine è una bolgia, l'emozione è palpabile. Sono passati molti mesi dall'ultima volta in cui le curve hanno potuto offrire spettacolo. Le bandiere sventolano al ritmo dei tamburi, di tanto in tanto qualche fischio, ma nel complesso una partita corretta ed equilibrata. Sembra prevalere il tifo composto, ognuno per i propri protetti. E poi la Leonessa a trovare il vantaggio e a far risultare la Nord. Lo Zini impazzisce per la prodezza di Gaetano, che rimette tutto in parità. E quando tutto sembrava dirigersi verso un pareggio che non avrebbe accontentato nessuna delle due squadre, Di Carmine trova il gol vittoria che fa esplodere la gioia grigio-rossa e la partita si trasforma in una festa.